discarica del comune di Sezzanio in provincia di Alessandria. Il deputato Fornaro ha facoltà di illustrare la sua interrogazione. Prego. Signor Presidente, signor Ministro, nel novembre 2011 iniziava un lungo iter relativo al progetto di una discarica per il conferimento di rifiuti speciali non pericolosi nel comune di Sezzanio in provincia di Alessandria. Fin dall'inizio le comunità locali e ben 32 amministrazioni della Valle Bormi, da territorio già gravemente offeso sotto il profilo ambientale per la nota vicenda quasi centenaria dell'Acna di Cengio, si sono opposte alla localizzazione di questo impianto in un'area che già la Regione Piemonte, tramite il Piano Territoriale delle Acque, ha inserito tra le aree di ricarica della falda. A valle del progettato impianto, infatti, nel comune di Predosa, esiste un campo pozzi che potenzialmente è in grado di dare una risposta alla domanda di acqua potabile per circa 250.000 abitanti. Quello che chiedono le popolazioni è, in estrema sintesi, la concreta attuazione del principio di precauzione e quindi chiedono a lei, signor Ministro, quali iniziative, per quanto di sua competenza, possono essere assunte al fine di garantire un'efficace applicazione del principio di precauzione della salvaguardia della falda. Grazie, onorevole Fornaro. Il Ministro dell'Ambiente, della Tutela del Territorio e del Mare, Sergio Costa, ha facoltà di rispondere. Prego, Ministro. Grazie all'interrogante, grazie onorevole. Con riferimento alle questioni poste e sulla base degli elementi acquisiti, occorre evidenziare in via preliminare che al fine di mantenere e migliorare le caratteristiche qualitative delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano e per tutelare lo stato delle risorse, spetta alle regioni individuare le aree di salvaguardia distinte in zone di tutela assoluta, zone di rispetto e zone di protezione. Resta dunque in capo all'amministrazione regionale la disciplina di tale aree, comprese le misure relative alla destinazione del territorio interessato e l'adozione di eventuali limitazioni e prescrizioni alle varie tipologie di insediamento. A tale proposito, la Regione Piemonte ha segnalato che il campo Pozzi di Predosa è stato oggetto di ridefinizione delle aree di salvaguardia già nel 2011. Inoltre, l'area sulla quale insisterebbe la proposta di scarica rientra tra quelle oggetto della deliberazione di giunta del febbraio del 2018. Relativa alle aree di ricarica degli acquiferi profondi che per le discariche dei rifiuti non pericolosi prevede la realizzazione o l'ampliamento di nuovi impianti, purché sia garantita maggiore protezione del terreno e delle acque sotterranee rispetto a quanto già previsto dalla normativa vigente. Vengono infatti individuate specifiche misure cautelari relative in particolare alla distanza del fondo scavo dalla falda, l'impermeabilizzazione del fondo e il livello del percolato, nonché l'esecuzione di un sistema di misure di protezione immediata della falda per impedire o comunque minimizzare la fuoriuscita di sostanze indesiderate. L'eventuale realizzazione di discarica all'interno della perimetrazione delle aree di ricarica dovrà pertanto necessariamente conformarsi alle misure richiamate nell'ambito delle procedure autorizzative predette. Inoltre, per quanto concerne il potenziale rischio di contaminazione delle acque sotterranee, risulta che l'ARPA Piemonte ha proceduto ad una ricostruzione dell'andamento degli acquiferi, per cui su questo è particolarmente impegnata. Taglio e posso dire che, detto questo, il mio Ministero, già informato della problematica, e la ringrazio nuovamente, intende incontrare comuni interessati, credo di ricordare che siano 32, che hanno firmato anche un atto di comune impegno e quindi li incontrerò nei prossimi giorni e invierò anche gli ispettori dell'ISPRA, proprio perché si tratta di falde acquifere e quindi per applicare, come lei ha detto, il 191 del Trattato Europeo sul principio di precauzione. Grazie. Spetta alle regioni individuare le aree di salvaguardia anche per le falde idriche, comunque Piero, gli ispettori in zona, ha detto il Ministro dell'Ambiente. Grazie signor Ministro per la risposta. È evidente che la competenza primaria è di tipo regionale, ma noi abbiamo ritenuto di sottoporre alla sua attenzione attraverso l'interrogazione questa vicenda, proprio per la straordinarietà della situazione. Noi ci troviamo di fronte al rischio potenziale, magari fra tre generazioni, quando, come dire, oggi non ci saremmo più noi, evidentemente di poter mettere a rischio una falda acquifera che, ripeto, sarebbe in grado potenzialmente di rispondere alla domanda di acqua potabile di oltre 250.000 persone. La preoccupazione delle popolazioni, dei comitati, è proprio questa, cioè
oggi, con le tecniche attuali, con le conoscenze attuali, si potrebbe in linea teorica anche costruire in sicurezza una discarica, ma domani, quindi prima di mettere a rischio un sitale patrimonio straordinario, noi chiediamo e quindi ci rivolgiamo e ci appelliamo anche alla sua sensibilità e alla sua storia affinché si possa attuare e applicare il principio di precauzione. E quindi vediamo positivamente sia l'incontro con i comuni che, ricordo, hanno stipulato una convenzione tra di loro, sono 32, sia l'invio dell'ispettore dell'ISPRA, perché credo che da questo punto di vista sia interesse di tutti, al di là delle diverse bandiere politiche, che una tale riserva d'acqua, tra l'altro di elevata qualità, non possa essere messa a rischio oggi, domani e dopodomani. Grazie collega Fornaro, passiamo all'interrogazione 3231 dei deputati Deiana e altri concernenti